Mi chiamo Giuseppe Severi, per molti ragazzi, bambini sono Pino, perché è un diminutivo Giuseppe, e svolgo da 30 anni circa attività didattiche nelle scuole, soprattutto su temi che riguardano l'ambiente, quindi rifiuti, suolo, acqua, aria e energia. Sui rifiuti abbiamo fatto il laboratorio artistico, quindi ludico e artistico, costruire con materiali di recupero, quindi lattine, bottiglie di plastica, cartone, eccetera, dei giochi, dei giocattoli e anche delle cose un po' più buffe, insomma, divertenti. E ai ragazzi davo indicazioni sulla raccolta differenziata, come funziona la discarica, come funziona la raccolta differenziata, i vari tipi di materiali, soprattutto quelli di uso comune, quindi la carta, il vetro, la plastica, eccetera. E su ognuno di questi argomenti facevo una breve storia, come è nata, da chi è stata scoperta, eccetera, eccetera. Davo questa informazione ai ragazzi. Se voi avete una bottiglietta di succo di frutto o qualsiasi cosa e la gettate nel giardino, per 4.000 anni resta lì se nessuno la toglie. Perché buttare se si può recuperare? Perché? Questo era l'atteggiamento mentale che avevo nei confronti dei ragazzi. Il contributo di Pino ha garantito un taglio diverso a tutti gli argomenti trattati. Ha scritto libri sull'acqua, formulato esperimenti e composto delle commedie didattiche in maniera tale che i ragazzi, giocando, divertendosi e recitando, apprendessero i valori dei temi affrontati. Noi ragazzi lo diciamo lalla se vogliamo progredire lalla meno sprechi lalla più riciclo lalla riutilizzo materiale.